stasera patate vogliute facciamo, patate vogliute per tutti. Eccoci qua, buonasera amici, stasera facciamo le crocchette di patate alla palermitana. Che cosa ci occorre? Patate bollite e le abbiamo sbucciate. Sale, pepe e ci vediamo dopo. E soprattutto non dimenticate qua il prezzemolo, quello che ci va il prezzemolo. Quindi ricapitolando, prezzemolo, pepe, sale e patate che adesso andiamo a setacciare e ci vediamo dopo per il proseguimento di questo piatto. Bene, ci abbiamo messo prezzemolo, sale e pepe. Se la patata vi risulta perché poco farinosa e quindi onde evitare che quando la mettete nella padella si sbriciola, aggiungete un pochettino di farina, ecco, questo è un piccolo segreto, ma proprio una spolverata di farina, secondo, e li lasciate riposare ancora un pochino, io li ho lasciati riposare un poco nel frigo e ci vediamo dopo. A dopo. Dopo che abbiamo fatto il composto, prendiamo un pochino, bagnate, ungetevi le mani con un filino d'olio, fate e cominciate a fare le forme, così, fate delle forme che diciamo facciamo queste crocchette qua, così, le passate nel pan grattato e le mettete qua, così, dateci una forma. E le mettete qua. Presto a poco le fate la stessa misura. Prima di arrotondare le fate in belle composte. Le schiacciate leggermente. E voilà. Le passate nel pan grattato. E le nostre crocchette. Facciamo riposare un pochettino e poi li andiamo a friggere. A dopo. Le nostre crocchette di patate adesso sono pronte, insomma non guardate le forme, è la prima volta che le faccio. Adesso le faccio riposare un po' a frigo e poi li andiamo a friggere. A dopo. Eccole qua, abbiamo uscite dal frigo, adesso abbiamo messo qua olio di semi, olio di semi vari per frittura. Adesso portiamo a temperatura l'olio che deve essere bollente. Adesso andiamo a vedere se il nostro olio è pronto, basta prendere un stecchino di legno, un stuzzicadente, vediamo, ecco, se salgono le bollicine, avvicina qua vicino dove ce le vedete, le bollicine salgono e vuol dire che il nostro olio è pronto per andare a friggere. Dopo che l'olio diciamo è bello caldo, lo portiamo a friggere, eccolo qua, e li lasciamo friggere. Così. Devono vedere questa doratura qua, lasciamo stare quella che mi è venuta. Questa qua, vedete? Adesso le facciamo friggere. E voilà. Ecco qua. La nostra crocchetta di crocchette di patate è pronta. Ci vediamo per la prova dell'assaggio dopo. Buonasera amici, stasera a tavola non si invecchia mai, abbiamo fatto le crocchette di patate. Com'è com'è? Adesso facciamo la prova dell'assaggio qua. Una roba internazionale. Vi auguro una buona serata. Buona cena a tutti. Alla salute. Domani a tavola non si invecchia mai, come com'è, compie un anno. Ci vediamo domani. Alla salute. Ciao.